Un settore in ginocchio, quello degli albergatori romani. Dopo un anno di pandemia, il conteggio delle perdite fa talmente impressione che, secondo i dati di Federalberghi Roma, una struttura su quattro non ce la farà a riaprire. Colpa dell'assenza improvvisa di turisti in una città che vive di questo, colpa dell'unico settore arrivato a una fatturazione pari allo zero, in molti casi impossibilitata a riciclarsi in qualche modo per sopravvivere. Neanche la drastica riduzione dei prezzi che ad oggi rende possibile trascorrere una notte in suite vista Colosseo, un tempo economicamente inaccessibili, è in grado di arginare l'emorragia senza fine del settore. Ad oggi il 95% degli alberghi romani sono chiusi, con tanti che non riusciranno proprio a riaprire e nelle strutture operative sono impegnate solamente il 10-20% delle stanze a disposizione. Gli esercenti stanno tentando la strada di formule accattivanti, che prevedono cena e pernottamento in alberghi anche di lusso, per consentire ai cittadini romani delle vere e proprie mini vacanze nella propria città. Ma il guadagno esiguo non è sufficiente a sopperire alla mancanza del turismo di massa. La chiusura delle frontiere internazionali e anche delle regioni rende Roma una città svuotata della linfa vitale turistica, ossigeno di cui gli esercenti capitolini hanno un bisogno disperato. Complicato trovare una via d'uscita, i sussidi statali fanno il solletico ai conti in rosso delle strutture e il collasso del settore sembra l'inevitabile finale. Per questo Federalberghi fa delle richieste specifiche al governo, chiedendo una proroga della scadenza dei finanziamenti, con l'esonero da tasse e imposte di qualunque misura e la riduzione dell'IVA al 5%, come avviene negli altri paesi europei. Queste alcune delle richieste per provare a sopravvivere, per vedere un interessamento concreto delle istituzioni verso uno dei settori che muovono l'economia italiana, e nello specifico romana. E se è suggestivo girare per Roma riscoprendola vuota e silenziosa, è drammatico pensare che quest'ultimo anno rischia di mettere in ginocchio, senza possibilità di salvezza, i 1200 alberghi presenti nella nostra città.